Quello che state vedendo è un video extra che infatti esce in un giorno totalmente casuale, anche perché sarà abbastanza breve. Quello che vi voglio dire lo leggete nel titolo: ho costruito un tavolo per giocare. Non è un tavolo da gioco, c'è una differenza. Il tavolo di cui avevo bisogno, che adesso state vedendo, ma poi entreremo nei dettagli, era semplicemente un tavolo che fosse stabile, un tavolo abbastanza standard per le registrazioni, ma un po' più grande di quello che avevamo, che iniziava a deteriorarsi, a muoversi un po'. Quindi volevo fare un tavolo bello stabile, ma che avesse delle caratteristiche da gioco. Però esistono anche proprio delle aziende in Italia, state vedendo qua alcuni esempi, che fanno proprio dei tavoli ad hoc da gioco, che magari hanno un tavolo rialzato, la possibilità di mettere sopra un vetro, dei led. A dire il vero anche il mio avrà i led, ma ce ne riparliamo dopo. Quello che ho costruito io per giocare qua in realtà è un tavolo abbastanza standard, ma con delle caratteristiche che lo rendono molto tipico per un giocatore da tavola. Tutto in realtà è iniziato ben prima dell'estate, quando a me e a Yaki è venuta in mente l'idea di fare un tavolo. In quel momento abbiamo detto: beh, togliamo anche le poltrone che erano qua dietro. Infatti è da un po' che non vedete le poltrone qua dietro. Abbiamo deciso di toglierle per una maggiore comodità, per riuscire ad avere più spazio. Perché la prima cosa che dicono tutti quando vedono questa stanza dal vivo è: c'è veramente poco spazio, è minuscola questa stanza. Nei video magari ve la facciamo sembrare un po' più grande, non enorme, ma un po' più grande di quello che è veramente piccola. Del tipo che se mi metto sdraiato quasi arrivo da una parte all'altra. Che stiamo facendo? Stiamo per cominciare a lavorare ancora dopo lavoro. Esatto, finito lavoro noi lavoriamo. Perché è bello. E spostiamo, vogliamo rimodernizzare un po', spostare Nemesis, spostare un po' tutto. E adesso dobbiamo spostare poltrone. Nemesis. No. Ah. Questo l'ha appena fatto cadere Yaki rompendo l'angolo. Non è colpa mia. Abbiamo un problema. Altri giochi da tavolo qua, stampanti 3D, non importa, ma questa poltrona è enorme. Come si sposta? Un occhio non esperto direbbe ci passa. Infatti, non è esperto l'occhio. Questa ce la puoi fare, questa guarda, ce la puoi fare. Stavo bravo. Bravissimo. Allora, vieni più avanti perché quello va richiuso. Allora abbiamo studiato un po' le varie forme del tavolo. Abbiamo studiato anche delle forme molto particolari che sembravano più degli sgorbi che dei tavoli, che per le registrazioni forse avrebbero fatto comodo, ma alla fine dei conti sarebbe stato brutto vedere un tavolo del genere. Dopo aver preso i componenti, e infatti avevo fatto qualche piccola storia per spoilerare il tutto e qualcuno infatti aveva capito che cosa stavo per fare, ho iniziato a costruirlo effettivamente. Mi ha richiesto tempo, ma non, cioè da un punto di vista pratico è abbastanza facile come quella struttura che ho fatto, non ho fatto niente di particolare, perché considerate che io durante il giorno non ho mai tempo e non è una cosa a cui posso lavorare di notte perché faccio rumore, quindi non avevo affatto tempo per dedicarmici e ci ho messo un bel po' di tempo, dei mesi, anche perché nel momento della realizzazione, quando ho detto va bene facciamo le gambe del tavolo, ho avuto un'idea un po' particolare. Ok, in un certo senso ce l'ho fatta, cioè non mi dispiaceva togliere ancora più materiale perché alla fine non so quanto regga il legno resina, non ho fatto molti tavoli con le gambe in legno resina e quindi ho deciso di fare proprio delle incisure per incastrare il TIE Fighter, che se no mi usciva. In questo modo è perfettamente a livello e così rimarrà lì incastrato. L'X-Wing, ho deciso che faccio l'X-Wing che insegue il TIE Fighter, starà qua, tanto il TIE Fighter se no non avrebbe mai colpito l'X-Wing. Prima però devo rifinire il tutto e preparare un gabbiotto per mettere la resina. E ho messo questo perché adesso farò una colata di resina, che è qua dentro. Una piccola colata, una prima colata di resina, un po' per far uscire le bolle dal legno e un pochino per controllare che regga questo sistema che ho fatto di sigillatura. Ok, finito ora, dopo qualche giorno, di dare l'ultimo strato di resina e vedete alle mie spalle il risultato, cioè ancora deve seccare l'ultimo strato, infatti si vede, è ancora visibile, diciamo, la linea di demarcazione con lo strato che ho dato precedentemente. Però tra un pochino, insomma, tra un giorno, dovrebbe iniziare ad essere secco. Devo ancora rifinirlo un sacco, però intanto questo è l'effetto che viene fuori e secondo me è davvero molto molto carino. Ebbene sì, due astronavine di X-Wing sacrificate per la causa, per fare questo tavolo. Mi è sembrata carina come idea e da un punto di vista tecnico quello mi ha richiesto abbastanza tempo, soprattutto in termini pratici, perché la resina ho dovuto farla in più strati e doveva seccare. Come avete notato, e come forse ho detto anche nel video, non ricordo, ho lasciato due fori sotto le astronavi. Questo perché? Questo perché, beh, prima di tutto sono andato a
avanti con la costruzione del tavolo, ho fatto tutta la forma rifinita, vi salto a video miliardi di parti che ho fatto perché c'è stato un secolo nella parte di rifinitura, tutto il resto, poi data sopra la cera perché venisse più lucido, perché si proteggesse, cioè insomma tutte quelle parti di finitura che non interessano a nessuno e che richiedono un sacco di tempo ma che rendono il lavoro più duraturo. Dopodiché il tavolo era fatto. Beh, non per me, come ho detto l'idea dei LED non mi dispiaceva, però ho detto metterli sopra sul tavolo di gioco mi danno più fastidio che altro. Ci avevo pensato, i primi progetti che avevo fatto era per mettere tipo una specie di piano rialzato e mettere sotto i LED e illuminare come un vero e proprio tavolo da gioco, però non mi dava più fastidio che altro avere questa illuminazione lì, non mi significava niente, quindi ho detto beh, mettiamole solo per un fatto estetico, mettiamoli sotto il tavolo. Il tavolo è completo, quasi completo, perché il sopra ha bisogno di un panno da gioco. Il panno che abbiamo ora, oltre ad essere vecchissimo, ce l'abbiamo da tipo 4 anni, era troppo piccolo per il tavolo. Allora abbiamo detto ma facciamo una cosa per cambiare, per distruggere tutto quello che abbiamo fatto finora, cambiamo il colore, non più un panno verde, prendiamo un panno rosso. Lo volevo arancione, vi dico la verità, lo volevo arancione, ma non si trovava arancione, mi stava a fatica prendere il mollettone sotto e farci in qualche modo attaccare il panno arancione. Ho preso uno rosso, va bene, quello si trovava, mi sono accontentato. Questo è il risultato definitivo. Abbiamo costruito questo tavolo, ho costruito a dire vero questo tavolo, che d'ora in poi vedrete nei prossimi video che usciranno. Io spero che anche questo video, per parlarvi di questa piccola novità, vi abbia fatto piacere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se voi invece avete magari un tavolo da gioco professionale, che sono curiosissimo di saperlo. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!